Cappello, signore e signori, giù il cappello davanti alla morte. Una giovane vita, un virgulto, un po' ebro per darsi coraggio, sta per fare il gran passo. Perché? Una brutta pagella? Ma che? Un amore deluso? No, no. Una perdita al gioco? Nemmeno. Beh, di questo imminente decesso, il perché lo saprete oggi stesso. Leggi Fotti, straordinario, internazionale balletto. Ingresso unico lire 150 lire. Sconde alle forze armate. Ammate ce la magliere! Sì, cacciamolo! E lasciami vendere! Giù, aspettate! Te saluto! Buona mattina! Buona mattina!
piacere. Me lavo la giacca, se non se va. Sì! Dammi la giacca, disgraziato! Dammi la giacca, che tutto mi stai bagnando! Come un pulcino. Sono giovani, ardenti, smaniosi. Hanno il sangue degli arabi antichi. Ma la loro è una terra un po' stramba, dove prima di fare all'amore necessario è recarsi all'altare con la sposa, i parenti, gli amici. E se uno, mettiamo, non vuole rinunciare alla sua libertà, resta in bianco a sognare carezze, baci ed altre amorose sciocchezze. Bene, grazie. Secondo te, quanti uomini e quante donne fanno l'amore in questo momento? Boh. 2 milioni. Sì. Di più. 10 milioni. 100 milioni. Ma ancora non è notte. E che vuol dire? Anche di giorno si fa l'amore. Non avere paura, Rosario. Tranquilla deve stare. Vattene, spudorato. Non mi guardare. Vai via. Dico, pure tu. Non mi guardate. Aiuto! Non guardare. Non ti facciamo niente. Dicello pure tu che non ci facciamo niente. Ma certo, che vuoi che ti facciamo? Hai sentito, non devi avere paura. Fermati, vai via. Senti, Rosa. Che occhi d'assassino, fermati. Sì, sì, mi fermo, ma tu non avere paura. Per l'amore di Dio, Totò, vattene. Nico, portalo via. Nico, mi senti? Adesso che mi avete vista così, gli occhi vi si devono giocare. Quanto si peggio, sa, peggio, non devi avere paura, peggio. Rovinata sono. Peggio, sei peggio. Se mi tocchi mi ammazzo. Sì, non ti tocco, ma tu non avere paura. Io calmo sono. M'ha toccata! Santa Rosalia, aiutami tu. M'ha toccata. Oddio, assassino. Tremore di cuore e che voglia. Nicolì, sembri un cane frustato. Ma tra noi, lei ci sta o non ci sta? Non ci sta. Sì, ci sta. Non ci sta.
Che passione, che orrore, che smania. Poi Nicò, tocca a te. Che farai? Te la senti di fare il secondo nella cosa più bella del mondo? Bene, corri! Mori o sottissi! Che c'è? Dove è Gino? Avanti, parlate. Don Leggino, ma avesse fatto volentieri fatte me, ma non fu possibile. Meno giro di parola fate, meglio è. Mezz'ora fa passavo col carretto davanti alla masseria abbandonata. Ho sentito gridare aiuto. Era Cammelina, la figlia di Don Calò. Mi hai messo sulla bocca di tutti, eh? Andavi a ballare, eh? A ballare. E balla! Balla, balla. Ma balla davanti a me! Tu ballavi. E l'altra ti aspettava. E poi tornavano come due colombe innocenti, le degenerate. Io t'ammazzo! Famiglia di rispetto eravamo! Da sé! Paura tutta abbiamo fatto! Da sé! La lupara lui l'ha inventata! E tu del genere! Di vergogna mi hai coperto! Carmelina, io t'ammazzo! Se te lo trovo con quell'altro bagaglio! Tutte e due maledette se l'hanno presa la figlioria. Tuo padre. Lucino, innocente. Perduto una figlia, ma chi ha sbagliato pagherà! Don Luigino Trizzini ha un concetto del tutto isolano dell'onore. È rimasto legato meschino alla tesi ancestrale della Bibbia, al dente per dente. E siccome non può violentare chi la figlia si prese per forza, lui che fa? Lui che manco si sogna di appellarsi alla legge penale, lui va a farsi giustizia totale. Scusate, Don Luigino, credevo che fosse mio figlio. Che vi serve a quest'ora? Vostro figlio, appunto. E lo venite a cercare di notte col fucile? Ci sono le ragioni giuste. Tutto il paese lo sa. E forse anche voi. Voi parlate un linguaggio che non mi piace. Mi avete detto che vostro figlio non c'è. E vi credo. Felice notte. Thank you.
Nicola? Ah, siete voi. Mia santa, ho bisogno di vostro figlio Nicola. Zitto, per carità. Se mio marito si accorge che quello sporcato non è ancora tornato a casa, il morto ci esce. Nico, possiamo trovare un lavoro come operai? Magari come manovali a Palermo? No, più lontano, nella legione straniera. E come ci vai in Francia? Soldi ne hai? No. E nemmeno io. Ci staranno cercando. E state zitto. Se Rosario ha parlato, Don Luigino ne sta cercando di sicuro. Colpa tua, Totò. Eh già, perché tu che hai fatto, eh? Sì, pure io. E allora? Fermare me dovevi. Che amico sei? Fermare me dovevi. E a me chi mi fermava? O ci ammazzano o ci mettono in galera. E se Rosario non avesse parlato? Ha parlato. Ma come fa a raccontare ai genitori una cosa così scellerata? È vero. Come fa? Forse ha tenuto la bocca chiusa. No, no, ha parlato. Aveva una faccia, mischino. Tatti, zitto! Nico! Oh, non c'erano testimoni. Pedamaci, vero è! Non siamo stati noi. Rosaria si è sbagliata. Rosaria è ingiusta e bugiarda. Non siamo stati noi. Non siamo stati noi. Era già buio. Chissà chi ha visto, chissà chi ha sentito. Sì, era buio. Noi eravamo in campagna, lontani. Non ci abbiamo neppure messo piede là dentro. Si è sbagliata. La parola di Rosaria vale quanto la nostra. Vero è. Io non ho fatto niente. Neppure io. Rosaria io non l'ho vista. Non l'abbiamo vista. Siamo salvi, Nico. Don Calò, tutti sappiamo che siete uomo giusto e di grande rispetto. Se non intervenite voi... Intervenire? Ecco, l'offesa fatta a Rosario è grave, duplice e pubblica. Si potrebbe, forse, chattare con Don Luigino una riparazione. Io non voglio che Totò sposi una che è stata anche d'un altro. E quindi è bagascia. E lo stesso vale anche per Nicola. Perché tutti sanno che se una donna non vuole... Con questi discorsi non si accomoda niente. A volte servono le parole dure. E a volte quelle morbide, eh? E pensatele voi le parole giuste. Aiutateci, Don Calò. Perché prima di vedere Nicola morto... Io prendo un fucile e ammazzo Don Luigi. Statevi quieto. Queste cose si fanno senza dirle. Don Calò, se c'è da spendere... Intanto farò cercare i due picciotti, da Sara e da Vito. Avranno protezione e un rifugio sicuro. Poi vedremo. Su certi aspetti del fatto, due persone potrebbero testimoniare. Mia figlia Carmelina, che ha visto i due picciotti darsi alla fuga. E il carrettiere Loguzzo, che ha riportato Rosario a casa. Sono testimone pericolose, Don Calò. Loguzzo farà giudizio. Sulla lingua di Carmelina comando io. E parlerò con Don Luigino. È un uomo difficile. Ma io sono più difficile di lui. I carabinieri. Don Luigino, e che ci fate con quell'affare nelle mani? Sto aspettando che passano due cani che mi hanno levato il sonno. Ah. E gli volete sparare? È l'unica maniera per dormire di nuovo. Capisco. Però c'è una difficoltà. Per legge è proibito sparare nei luoghi abitati. E voi mi fate contravvenzione. Dopo che avrò sparato. Don Luigino, datemi quel fucile. Ho il porto d'arme, voi lo sapete. Statemi a sentire. I cani che state aspettando in paese non ci tornano. A quest'ora saranno perlomeno a Palermo. Se vi è stato fatto torto, se avete un affronto da far pagare a qualcuno,
sporgete denuncia e affidatevi alla legge. Voi siete un bravo uomo e io vi rispetto. Ma dopo tanto che siete qui ancora non avete imparato che certe faccende ce le sbrighiamo fra noi. Buonanotte a voi, signoria. Vai a svegliare Tuzzi. Bisogna beccare Totò e Nicola avanti che li ammazzino. Toccalo! Toccalo! Salite. Sapete te. Salute. Passate parola agli amici. Bisogna trovare Totò e Nicola e dargli la protezione di cui hanno bisogno. Andate. Portateli via così. Se fa sapere sì, perché l'ha arrestato. Dopo. Tuzzi, portateli in guardia. Bene. Ma io a casa devo andare. Sì, è il Camposanto, andate. Disgraziati. Capisco il vostro stato d'animo, anche perché il paese è a corrente di tutto. Ma se apriamo le catarate del sangue da Luigino, qua facciamo l'apocalisse. Mi sentite? Mi sento. Don Salvatore e Don Nenè sono due padri sventurati quanto voi, traditi dai loro figli. Non parliamo dei figli. Ma non parliamone. Ma il brigadiere Maioli ha fermato Totò e Nicola. E me le ha levate dalle mani. Maioli sarà costretto a rilasciarle perché non essendoci denuncia di parte... Non c'è ancora. Non vorrete mica mischiare la legge agli affari vostri. Ho una proposta da farvi. Don Salvatore è pronto a versarvi 500.000. Don Nenè vi cede il raccolto di agrumi dall'anno prossimo. 500.000 e 4 arance per aver massacrato una ragazza e distrutto l'onore di una famiglia. Bravo, Don Calò. E se l'avessero fatta a vostra figlia? A mia figlia certe cose non si fanno. Proponete voi una soluzione, Don Luigino. Ce n'è una sola. E voi sapete qual è. O tra un mese Rosaria si sposa oppure io. Apre. Con permesso. Che vi serve, brigadiere? Credevo di essermi spiegato stanotte. Don Luigino... Ma benemerita, si sa. È dura d'orecchio. Don Luigino, vorrei scambiare 4 chiacchiere con vostra figlia Rosaria. Perché?
Vai di là. Il perché lo sapete. Anzi, lo sanno tutti. Ma voi di che vi impicciate? Dovrà pur guadagnarselo il pane che mangia il brigadiere, no? Don Luigino, la voce pubblica afferma che è stato commesso un reato. Siccome so, e voi lo avete detto, come vanno le cose da queste parti, ho il dovere di indagare e, se è possibile, di prevenire. Ho fermato i due presunti colpevoli. Adesso ho bisogno di sentire l'opinione di vostra figlia. Mandato di comparizione, di perquisizione, d'arresto, di quello che vi pare. E se la trovate ancora viva, se non l'avrò massacrata con queste mani, e allora parlerete con quella che era mia figlia. Va bene, ve lo porterò. È bravo il brigadiere. In quanto a voi, ho fatto un sopralluogo nella casa colonica abbandonata. E avete trovato il corpo del reato? No, ho trovato un paio di scarpe con tacchi alti, una cinta di cuoio, un rossetto per labbra. C'era anche un reggiseno. Mandate a ritirare tutto in caserma. È roba di vostra figlia Carmelina. Disonesta, una bencaria intima, hanno trovato, degenerata. Ma c'è, tu perché moristi? O vedi che mi fa? La cinghia! Rosa, Carmelina, sentimi, io ti ho aiutata tante volte, proprio per questo mi sono rovinata. Tu adesso devi aiutare a mia. Quello che vuoi, Rosa, qualunque cosa. Che ti serve? Mi voglio ammazzare. Pace santissima, sul serio? Sul serio. E come ti vuoi ammazzare? Col treno. Col treno? Sotto? Sotto. Oh, peggio amarci. Mi accompagni, da sola non ce la faccio. Ma certo che ti accompagno, mischina, cugino, mischina. Sul serio, dici? Sul serio. Ecco. Lì va bene. Cinghiate. Ti, ti butti sotto quando arriva? No. Mi metto con la testa così e aspetto. Che coraggio. Ma il treno passa stasera. E io aspetto. Rosario, non t'ammazzare. Che ci faccio al mondo ridotto così? Già, che ci fai? Non c'è più amore, Pimmia. Hai sofferto molto quando quei due schifosi... Zitta! Non mi ci far pensare. Rosa, chi è stato il primo? Totò! Maledetto! E come ha fatto? Mi guardava. Mi guardava con due occhi grandi a così. Che spavento! Un lupo! Un assassino! Basta, non mi dire altro. Poi. Parlava. Io non capivo niente. Parole da lupo, diceva. Poi con la mano mi ha preso la spalla, qui. Un fuoco. Carmelina. Un fuoco. Ti capisco. E poi? Mi ha dato un bacio.
come un morso. E tu? Schifo. Cammellina, che schifo. Che schifo. E poi? Poi mi sono svenuta. E non hai sentito più niente? Sì, un dolore. Ma sei detto che eri svenuta? Sì, il dolore l'ho sentito. Ma allora di Nicola non sei sicura? Sicura sono, sicurissima. L'ho visto che mi veniva addosso come una montagna. Che schifo. Che schifo. Tuo pace li deve ammazzare. 3 50 anni, magari. Non può. Perché? Li hanno arrestati. Poveretti. Ma io mi ammazzo! Hai lasciato scritto a casa? No, mi troveranno sfracellata. Soffrire debbono. Anche mi pace e mi macio. Soffrire debbono. È giusto. Rosaria, io devo andare via. Se mio padre non mi trova, poi mi dà le cinghiate. Non vuoi vedermi morire? E come faccio? Te l'ho detto. Vattene a casa, ragione hai. Proprio ti voglio ammazzare. Rosaria. Addio, Rosario. Addio. Cicche delle vostre sigarette in quel maledetto posto. La volete capire? Dunque ci siete stati. Non mi fate perdere la calma, confessate. Pioveva e vi siete fermati nella casa abbandonata, eh? No, io e Nicola non ci abbiamo nemmeno messo piede là dentro. E pare. E diccelo pure tu. No, no, non ci avevamo messo piede. Ma perché? Non andate con le donne di malaffare invece di far certe cose o le ragazze per bene? Ma quale donne di malaffare, brigadiere? Dove sono qua le puttane? Eccone una. Ma non dire bisc... smettila di fare la vittima. Alzati e prendili a schiaffi quei due delinquenti. Ti autorizzo io. Assassini! Assassini tutti e due! Io... Sapete quanto vi prendete? 10 anni. Perché non vi danno neanche l'attenuante della confessione. Ma perché credete a lei e non a noi? Non l'avemo toccata. L'avrà sognato. E parla tu. Parla! Sì, sono su no.
E chi l'ha visto? Voi, signoria, ci deve credere. Nemmeno con un dito l'abbiamo toccata. Gesù, Giuseppe e Maria, testimoni ci sono. Ce l'ho giù. Lascia stare quelli lassù. Il testimone adesso te lo trovo io. San Filippo, chiama Carmelina. Carmelina! Dunque, Carmelina, Rosaria dice che, secondo quanto tu stessa hai raccontato, mentre ti avvicinavi alla casa colonica hai visto uscirne quei due gentiluomini. È vero? Io non ne ho visto niente. Ma se l'hai raccontato pure ai carrettiere Loguzzo? Loguzzo si sbaglia. Credevo che Rosaria fosse tua amica. Lo è. E allora perché non l'aiuti? Tale il padre, tale la figlia. È amica, ma ha paura delle cinghiate. Non ne ho paura. E allora di la verità. Tu l'hai visti o non l'hai visti? Non ne ho visto niente. Ah. Respiri, fetoso. Questo è il respiro dell'innocente. No, è il respiro dello scellerato. Ma io non ne ho respirato. Sì, sì, è respirato. Respirare non dovevi, perché tu sei stato più fetoso di Totò. Con me non ci veniste a ballare, per non comprometterti. Ma guida, meschina, guida. Prima dici bianco e poi dici nero. Zitto tu, che sei più fetuso di Nicola, perché tu sei stato il primo e gli hai dato il cattivo esempio. Sì, in galera ci manda. Scappavano con le facce da lagioni, da vampiri. E avevano le unghie così. Sì, sì, è vero. Due lupi erano. E Duca Scavo si fece male, guardasse brigadiere. No. Sì, sì, è vero. E quando si fece male ha bestemmiato a Maria Santissima. Baciamo le mani. Saluta. Vossignoria è una persona di età, eppure parla troppo e parla male. E a questo ci dispiace molto. E voi altri picciotto con latte in bocca siete venuti qua a insegnarmi come devo parlare. Siamo venuti a darle un consiglio. Di consigli ne avete bisogno voi e la persona che vi paga. Allora è un avvertimento. Avete reso omaggio ai carabinieri costituendovi parte civile. Per non aggravare lo sgarbo fatto a persona del rispetto, dovete costringere vostra figlia a ritrattare l'accusa. Altrimenti... Altrimenti cosa? Ma figli di... Deve ancora nascere che può fare paura a me. E al vostro padrone ditegli che è una carogna come lui. Dovrebbe conoscere il codice. Quei due delinquenti hanno confessato. O con la denuncia, col procedimento d'ufficio, in galera ci vanno lo stesso. Grazie a Dio. Madre Santissima, Vergine benedetta, fate che mi svegli che non sia successo niente. E invece è successo. Fate che quei due scellerati soffrano le pene che soffro io. Specialmente Totò. Ma se è possibile meno di Nicola, però. Arrivava Carruzzoni! La lingua ti devo tagliare. Per colpa tua. E ti sono nata la famiglia. Presto. Mario. Rita, ma come lo schiaffo mi dà? Assassini! Il cuore mi state strappando! L'inferno! L'inferno mi deve prendere! Assassini! Rita, Rita! Tu, piano! Ma come se lo faccio facciamo? Nicola! Salite presto! Montate, via! Nicola! Meglio mio! Nicola! Grande colpa, Dizzi! Innocente! Come stato? Gran disonesta! Vergognata! Banda! Vergognata! Disonesta! Oh, mio!
State calme! Portatelo a casa! Calmatevi! Calmatevi! Bello. Bello e antico. È la prima volta che ho l'onore di visitare la vostra casa. E vi dico che è tutto bello. Bello e antico. Gli antenati. Sì, ma... E bisogna essere sempre orgogliosi dei propri antenati, eh? Sì, sì, d'accordo. Ma io non vi ho invitato qui per ammirare la casa. Ogni cosa ha il suo tempo, Don Salvatore. E il tempo lo stiamo perdendo. Scusate, ma fra l'altro non abbiamo fatto una buona figura. Mio figlio è in galera. Avanti. Dicevamo. Ridevo. E se permettete, continuo. Io vi dicevo che mio figlio sta in galera. E credete? Scusate, ma se credete che io sia tipo da subire gli sgarbi, sbaglio c'è? No, non dico questo, ma... Don Salvatore. Brutta parola quel ma. Esprime dubbio, diffidenza. Mio figlio, Don Calò. Mio figlio. La soluzione per Totò è un gioco da ragazzi. Se parole giuste alle persone giuste, un po' di olio per ungere i meccanismi, e Totò esce di galera come un passero dal nido. Esce? E come? Evade! Ma voi scherzate? Evade. Qualcuno lo porterà a Napoli, poi con un nome diverso sparirà nel Venezuela. No. No, 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 non ho nessuna intenzione di perdere il ragazzo. E poi nell'evasione c'è sempre un poliziotto troppo ligio al dovere che spara. Allora c'è un altro sistema. Più dispendioso, più lento, ma più tranquillo. E qual è? Tutto è corruttibile. Datemi mezzi. E io da Roma in giù, e da Roma in su, vi corrompo tutto e tutti. Voi mi capite? Tutto e tutti. Ci vorrebbe il pozzo di San Patrizio? No. Perché ho sotto mano la persona adatta. Anzi, se voi siete d'accordo, vado a telefonargli subito a Palermo. Fate voi. Oh, naturalmente vi occupate solamente di Totò. Se per caso Don Nenè venisse da voi per... Quello pezzente. Io e mia moglie stavamo venendo a casa di Vostra Signoria per fare omaggio. Omaggio per che cosa? Nicola, Don Calò, se Vostra Signoria non interviene, la legge se lo mangia. Vediamo l'omaggio. Avvicinati. Don Nenè, coi polli, il dolce e il vino, non si fanno più nemmeno le prime comunioni. Vai, vai. Da sole scotta. Ah. Povero figlio mio. Io non riesco a dormire. Si sono scordate tutte di noi. Pace, mace. Sai, ho sognato a Rosaria. E perché te la sogni? E che ne sai? Vieni qua. E che vuoi? Come la sognasti? Piangeva, poveretta. Poi invece mi svegliai ed ero io che piangevo. E allora piangi. Piangi, imbecille. Piangi, piangi. Che cosa vuoi che faccio? Che mi metto a ridere? Io non me la sogno. Ci penso. E non mi pento di quello che ho fatto. Lo rifarei anche subito. Anche adesso. Con lei? Con lei. Ma tu non ci dovresti essere.
Ma io ci sono. Ci sono stato. Lo so. Che te disse quando tu... Ai, ma niente. Mi guardava. Mi guardava. E tu? E io che? Lo sai, no? Quello che hai fatto tu. Disonesta. Con me ha lottato, si è difesa. Con Dio no. Sta schifosa. Niente, non ne vuole. Sono 2 giorni che non mangia. Luigino, quella figlia ci muore. Apri la porta. Apri. Chiude. Aspetta. Don Salvatore, con l'aiuto di Don Calò, ha chiamato un avvocato di Palermo. Don Nenè ha scritto a un cugino lontano di sua moglie, avvocato pure lui a Bologna. Ma allora anche noi? Zitta tu! Io non chiamo nessuno. La parte lesa sono io. La parte lesa è Rosaria. Sono io. Sono io. Il mio nome. Il mio onore. E dovranno venire tutti a leccarmi i piedi fino a qui. Altrimenti, un'altra nota di San Bartolomeo faccio. Speriamo che arriva. Eccomi qua, cugini! Sono arrivato, fa un po' caldino, eh? Carissimi, come va? Ecco qua l'agnello, in mezzo ai leoni, eh? Tu sei Totò. E tu, Nicola. Scellerati. Tu sei il primo e tu il secondo. Fetusi. E adesso vi brucio vivi a tutte e due. A tutti e due. Fetusi. A te ti porto dalla tua padrona. Andiamo, Ninni. Tu sta ferma e non ti muovere. Nell'orto, due. Uno l'ho tenuto io e a questo ci ho messo nome Totò. Non lo voglio, portalo via. Ma che t'ha fatto? Come che mi ha fatto?
Ma non quel Totò, questo. Questo? Niente. Allora prendilo. Vedi com'è carino. Miau. Ti terrà compagnia, no? Sì, ma il nome ce lo cambio. Rosario, chi è? Nessuno. Come ti senti? Ma come una che c'ho per me solitario. Ma che stai dicendo? Hai sempre fame? Beh, sì. Oh, madre santa. Perché è grave? Rosaria, quando le donne hanno sempre fame, non hanno il verme solitario. E che hanno? Oh, che stupida. Rosà, vuol dire che debbono mangiare per due. Rosà, ma tu? No. Ma che ne sai? Lo so. Ah, oh, meno male. Con i padri in galera sarebbe stato un bel guaio. Non dirà così. Se dovesse accadere un padre solo, voglio uno solo. L'importante è che non sia successo. Quanto gli daranno? Mio padre diceva a Don Salvatore che la pena è da 3 a 10 anni. Più 10 che c'è perché sono stati in due. Perché sono stati tutti e due, vero? Tutti e due, lo sai. 10 anni, eh? Senti un po'. E se te dicessero di sposarne uno, chi sceglieresti? Totò o Nicola? Nessuno dei due. Solo a pensarci mi torna lo schifo. E poi mi sposerebbero per uscire di galera, non per amore. Si sono presi gli avvocati, quei due delinquenti. Dovranno mettersi in ginocchio davanti a me, pace davanti a me. E poi dirò no, no e no. E anche se Totò piangesse e mi baciasse i piedi, io gli direi vattene lupo, vattene assassino, che mi hai spezzato il cuore, i sentimenti e tutto. Minizza, che un'acqua sentera pare. La valla ci vuole l'acqua di Colonia. Faccia vagliare, Tavenna. Via, via, via. Saro, tua moglie in bomba se mise. Ah. Fermate. A bottona, tenuta sei. E filagetta. Che femmina pugno di ferro ci vuole. Dunque, io direi... Nunc est bibendum, direi. Ci vogliamo bere qualche cosa prima. Bene, bene, vieni avanti. Dunque, a quanto mi avete riferito, Totò agito sotto l'imperio della foia. Grazie, figliolo. Cioè del desiderio smodato, della libido, della fregola, via. Cosa riprovevole sul piano morale, grave sul piano penale. Soprattutto perché il ragazzo ha confessato, è vero. Hai risparmiato la galera a persone assai più compromesse di Totò. Sei appunto l'avvocato degli amici. E degli amici degli amici. Don Calò mi diceva, egregio avvocato, che col denaro... Tutto, tutto si compra con il denaro. E chi non lo sa. Ma la giustizia no, la giustizia no. I magistrati guadagnano poco, ma rimangono misteriosamente onesti. La giustizia tutt'al più si raggira, si confonde, si annebbia, si addormenta con la ninna nanna del raziocinio o con i fuochi d'artificio della retorica, si disarma, istruendo a dovere i colpevoli, mi spiego, ottenendo il mutismo dei testimoni. Ma qui, amabile donna Rita, egregio Don Salvatore, carissimo Calogero, qui sembra che ci sia stata una gara a chi parlava di più. Re che confessano, testimoni che sbracano. Non riconosco più in questo strano e facondo paese la mia Sicilia, dalla bocca, dico, tradizionalmente chiusa. Or rotundo, ecno valoquitur Sicilia mea. Avrei in valigia delle camicie da lavare, se la figliola qui volesse... Come se volesse? Deve volere. Stia tranquillo, avvocato. Grazie.
Grazie assai. Io capisco, è vero, i motivi. Ragazza, con quelle camicie facciamo un servizio rapido, eh? Brava. Capisco benissimo i motivi per cui non si vorrebbe che Totò sposasse Rosaria, e li condivido. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, mi sembra che il matrimonio sia l'unica soluzione, l'unica via d'uscita. Quello dei due, infatti, che sposerà Rosaria, secondo la legge, ottiene il perdono giudiziario, esce di galera. E rimane cornuto per tutta la vita. I pregiudizi, vecchi formalismi. Non valeva la pena di disturbare una scienza come voi, avvocato, per arrivare a questa bella conclusione. Conosco Giorgio Mazzarò da 20 anni, dai tempi del seminario. Non è mai stato ovvio, banale, privo di fantasia. Ha avuto sempre, nella tasca interna della mente, la carta segreta da giocare, eh? Grazie, grazie, caro. Voi parlavate di denaro. Ne occorrerà molto, ma sarà producente. E inoltre, amabile donna Rita, il fastidio di avere in casa una nuora formalmente disonesta durerà pochissimo, perché noi naturalmente un mese dopo il matrimonio chiederemo la nostra brava separazione legale. E soprattutto in seguito, coltivando convenientemente, è sempre questione di denaro, si sa, e coltivando, dicevo, le mie alte aderenze romane, noi otterremo l'annullamento. E si sa, questa è l'ultima pennellata di questo quadro che avrei disegnato. Bravo. Grazie. A proposito, Don Calò, come si chiama il collega che si occupa di Nicola? D'Angelo. Straniero, viene da Bologna. Ed è un lontano parente della madre del ragazzo. D'Angelo, sconosciuto, un mestierante sicuramente. Comunque sarà bene fargli subito intendere che qui non siamo a Bologna. Compito mio. Quanti gradi? 18. Si sente. Ho sempre desiderato di visitare i miei luoghi di origine e quel maiale di vostro figlio me ne ha dato l'occasione. Io ho soggezione a chiamare cugino vossignoria, ma Nicola maiale non è. Tu sei santa di nome e di fatto, cara cugina. La maialata, e guarda che sarebbe una maialata anche a Bologna, Nicola l'ha fatta e per colmo di idiozia l'ha pure confessata. Permettete, signor cugino? No, senza signor cugino, basta. Io dico, se l'ago si muove, il filo non entra. Non capisco. Cosa vuoi dire? L'ago. Ah, ho capito. Sì, insomma, l'ago sarebbe Rosaria. Ma secondo già... voi non si è mossa, eh? Beh, caro Nenè, in fondo, a pensarci bene, potreste anche avere ragione. Ma non serve, no. Un'antesi di questo genere sarebbe più dannosa per Nicola che utile, no. No, pensando bene, lume di naso, eh. All'infuori del matrimonio non vedo altra soluzione. Matrimonio? Non la voglio un figlio cornuto. Ma senti, che roba, non vogliono il matrimonio per via delle corna a priori, ma sono fesserie. Ma se le sposate intatte, 9 volte su 10 le corna ve le fanno poi dopo, a posteriori. Ma non dalle nostre parti. Oh, in tutte le parti del mondo. No. Nicola, fatti il porco e bene paghi. O col matrimonio o con la galera, che è poi la medesima cosa. Quanti gradi? 18. Si sente. Dunque, volevo chiedere un'altra cosa. Ah, la ragazza almeno è bella, eh? Ah, io non la toccherei nemmeno con un dito. Ho capito. Allora è bella. Sì, è bella, eh? Quando voi vecchi dite queste cose, non lo so, pensate che sì, avete... No, né mio pace né mia mace. Nessuno mi può convincere. Non la sposo! Ti ho detto e ripetuto mille volte che si tratta di un matrimonio, per modo di dire, hai capito? Una formalità. No! Se mi sposo io non ne voglio annullamenti. Con Nicola non ci doveva stare. Se potessi uscire di qua, il cuore ci mangiassi. Figliolo mio caro, io forse mi sbaglio, ma ho l'impressione che tu a quella picciotta ci stai pensando notte e giorno. Sì. Per maledirla. Per dirle che è più bottana di una bottana. Tu c'hai un concetto personalissimo delle puttane. Comunque augurati che mi venga un'idea.
Perché se non mi viene un'idea, lo sai quanti anni ti prendi, eh? 10 anni, perché non possiamo contare su nessun attenuante. Mi possono dare pure 100 anni, ma io a Rosaria non la voglio. Senti, ho faticato 7 camicie per convincere tua madre e tuo padre. Andiamo, Rosaria è giovane, bella, A mia non mi piace. Però quando la prendesti ti piaceva, maiale. Hai la faccia di uno che le maialate o non le fa o le fa male. Beh, una volta per tutte, ci sei stato sì o no con Rosaria? Certo che ci sono stato. Allora quei lineamenti e quell'espressione da bravo figliolo sono tutta ipocrisia. Però devo cercare di salvarti, perché tra l'altro, sia pure alla lontana, sei il mio parente. Speriamo che mi venga un'idea, ragazzol. Altrimenti da questo processo ne usciamo tutti con qualche cosa di rotto. Così è, teste matte che siamo. Generali, avvocati, industriali, commercianti, impiegati, pezzenti, idealisti, tiranni, poeti, maschi e femmine, giovani e vecchi. Non appena ci coglie la notte misteriosa, incantata, ruffiana, ci spogliamo d'orgoglio, di boria. E tutti i salmi finiscono in gloria. Sì? Avvocato Mazzarò, lega amici. Ah, Bertuzza mia. Rasi. E allora? E ancora non è pronto. Eccomi. Da qualche giorno svanita stai diventando. Che guardi? Niente. Mangia. Luigi, noi dobbiamo trovarci un avvocato. Zitta tu. Qua non venne ancora nessuno a leccarti i piedi. Zitta tu. Mangia. Nessuno venne a offrirti di riparare il danno. La lingua ti devo tagliare. Mangia. Verranno. E più giorni passano, più lacrime di sangue ci faccio versare. Eccone uno. Apri. Ma è il brigadiere. Con permesso? Voi il permesso lo dovete chiedere quando siete fuori dalla porta, non quando siete già entrato. La legge va un po' per le lunghe, ma alla fine la fa il suo dovere. È per Rosaria. È il mandato di comparizione per il processo. Il processo? Sì, signore. E vostra figlia avrà giustizia. Il processo. Hanno voluto il processo. Invece di venire da me, hanno voluto il processo. E allora il mio nome andrà su tutti i giornali. La mia vergogna la sapranno i porci e i cani. Ma io le ammazzo tutti! Non fermi, per carità! Mandateci un po' d'olio! Fermo! Vino! Finisco, tutti, fermatelo! Passatemi! Carmela Lonero, confermate dunque la deposizione resa in istruttoria. Sì, signore. Potete andare. Un momento. Chiedo perdono, signor Presidente. Avrei una domanda da porre alla teste. Ponetela. Rimettetevi seduto. Vorrei sapere dalla teste, con la massima precisione, se è ben sicura di aver visto Nicola Badalà uscire dalla casa abbandonata mentre Totò restava fuori con le spalle appoggiate al muro.
Avvocato, se il vostro cliente stava fuori ad aspettare, era perché aveva già fatto i suoi porci comodi. E magari fosse così ingenuo da voler dimostrare il contrario. L'ingenuità è solamente dei santi, degli eroi, per carità. Carmela Lo Nero, rispondete. Qui sembrano tutti sordi, l'ho detto 100 volte. Carmela Lo Nero, non fate commenti. E voi, avvocato, non ci fate perdere tempo. La Testi ha confermato 2 minuti fa la deposizione resa in istruttoria. Rispondete con un sì o con un no, via. Sì, sono sicura. Totò dunque fu il primo e Nicola il secondo. Oh, finalmente una circostanza che non conoscevamo. Il mio illustre collega va cercando farfalle sotto l'arco di Tito, eh? Grazie, grazie signori, che vi devo dire? Grazie dell'ironia, grazie degli spiritosi commenti. Comunque, è ora ben chiaro e tutti sanno con certezza assoluta che Totò fu il primo e Nicola il secondo. E al mio illustre collega, che con cortese iperbole, absit in iuria verbis, amerei chiamare l'uomo dal cuore in mano. Mola. Voglio regalare un anticipo della mia tesi difensiva. E cioè che colui che per secondo agì in questa fosca vicenda, che tanto simile mi sembra e per tanti versi alla tragedia greca, che ancora pare aleggiare, epica e corrusca in questi antichi luoghi, colui, dicevo, che agì per secondo. Avvocato, per piacere, non ci concedete anticipi. Lasciateci nell'ansia dell'attesa, eh? Voi potete andare. Fetoso! Signor Presidente, chiedo alla Corte di richiamare la parte lesa, alla quale intendo rivolgere alcune domande. Ma insomma, ricominciamo da capo! Se anche la parte lesa, come tutti, ha confermato le deposizioni. Chiedo scusa, ma ne ho ancora bisogno. Sto cercando di fare il mio dovere, signor Presidente. Rosario Tizzini, vieni da qua, avanti. Il governo mi deve fare giustizia! Vai, siedi. Mettetevi seduta e ricordatevi che vi è stato dato un difensore d'ufficio, l'avvocato Crisolia. Avvocato, mostratevi. Mi mostro. Avanti, avvocato D'Angelo, e se è possibile, sbrigatevi. Rosaria Trizzini, sei così giovane e bella che mi viene di darti del tu come se fossi una mia figliola. Signor Presidente, il collega si rivolge direttamente alla Testi. Cos'è? Esistono forse privilegi per i continentali? Caro collega, parlando di continentali, dichiari il tuo complesso di inferiorità isolato. Quale complesso? Non ho nessun complesso io. E se tu credi di fare colpo con questo tuo tono da tagliatelle e da lambrusco? Se... Meglio che con il tuo da mafioso sui generi. Ma da che te do querela, eh? Basta, finitela! Non siamo qui per assistere alle vostre zuffe verbali, ma per amministrare quella giustizia che tutti, isolani o continentali che siano, hanno il diritto di aspettarsi. Riprendete, avvocato, e rivolgete le domande a me, nude e crude, e date del voi alla Testa come d'uso. Nude e crude? Già troppa nudità e troppa crudezza ci sono in questa vicenda, signor Presidente. Beh, ma lasciamo andare. Rosaria Trizzini ha dichiarato che dopo l'orribile offesa recatale da Totò, ha visto Nicola andarle addosso come una montagna, ma altresì dichiarato che non appena Totò la lasciò, lei venne meno. E allora io chiedo, come fece Rosaria Trizzini a vedere e a sentire Nicola se era svenuta? Avete capito? Rispondete. Non lo so, io mi svenni. Cioè perse ogni facoltà di intendere, di vedere e di sentire. A rigore sembra ovvio, avvocato. No, a me occorre una puntualizzazione. E cioè, Rosaria Trizzini svenne dopo Totò o dopo Nicola? Avete capito? Rispondete con precisione. Avvocato Crisolia, che ne dite? Avvocato. Ah, mi rimette all'illuminato. Giudizio della Corte. Chi le si rimette? Su, rispondete. Su, rispondete. Non lo so. Io mi svenni. Me la stanno assassinando, la figlia mia. Me ne la vergogno di certe domande. Zitta, non dare spettacolo. Nudi ci hanno voluti e nudi stiamo. Però a fronte alta. E se il governo non ci farà giustizia? Sempre che l'abbiate fatto voi, il governo. E in gabbia, lo figlio mio, per quella... Perché se il lago si fosse mosso, il filo! Basta! Silenzio! Silenzio, ho detto, faccio scambiare la
Molto bene, dunque la teste non è in grado di precisare. Avvocato, ricordo anche a voi che il vostro cliente è reo confesso. Signor Presidente, signori giudici, io non concedo anticipi sulla mia tesi difensiva come fa il mio collega. No, io faccio di più. Io leggo pubblicamente il mio cliente alla sua colpa. Nicola Badalà, ha o non ha approfittato di Rosaria Trizzini? Risponda. La domanda è superflua. Eh già, ma qui stiamo giocando ai bussolotti. Il mio collega legge libri gialli e vede i film di Hitchcock. Chiedendo scusa in anticipo, allora la domanda la rivolgo io. Nicola Badalà, rispondi. Hai o non hai approfittato di Rosaria? Sì. Avvocato D'Angelo! Avete mancato di rispetto alla corte. L'udienza è sospesa. No, cugini, se fate quelle facce tutti penseranno che siamo fregati. E invece non è vero. Possibile che voi siciliani dobbiate fare delle tragedie anche quando la tragedia non c'è? Oh, su, sorridete. Per Nicola c'è sempre speranza. Cugino, con la speranza meschine si vive, meschine si muore. Io sono ignorante, lo so. Ma voi, cugino, proprio voi che siete il suo avvocato avete fatto a Nicola quella domanda. È un colpo gobbo, ve ne accorgerete. L'importante è che Nicola mi aiuti. Vedrete, al mio collega gli faccio venire i vermi. Vedrete, adesso vi spiego. Dunque. Satis est? Satis est, grazie. Naturalmente io ho la mia tesi, che sosterrò fino all'ultimo respiro. Ma la soluzione migliore, quella di effetto più sicuro e immediato, è e rimane il matrimonio. Del resto la ragazza non è da buttare via, anzi... direi che addirittura belloccia, quindi... È facile apprendersi. Come estrema razio, non escludo che questo matrimonio possa maledettamente concludersi. Bravo, bene. Considerando anche le promesse che ci avete fatto. Sì, certamente. Totò è figlio mio, appreso da me, e non cederà. Io apprezzo, Zerrita, apprezzo, ma credetemi, da luoghi come questi più presto si esce, meglio è. Si direbbe che non siete troppo sicuro di voi, avvocato. No, perché? Giorgio Balzerò è sempre sicuro di sé. Don Calò, voi vi siete messo a collezionare brutte figure. Lo dite voi, Zarita, e vi sbagliate. Vado a fumare un sigaro, con permesso. Io al vostro posto insisterei con Totò. Anzi, durante l'arringa, fatemi un cenno, se per caso riusciste. Quel bolognese del diavolo deve avere in testa qualche idea. Ma non fatemi ridere, ad un ragazzo come Nicola non mancheranno le occasioni per provare il contrario. Pregate Dio piuttosto che riesca a convincere i giudici. Vi assicuro, cugini, che il peggiore dei guai è quello di andare in galera. E a proposito di guai, brigadiere? Permettete un momento? La mi scusi. Veramente, avvocato, il processo in corso, se ci vedono chiacchierare, qui pensano subito... A collusioni, eh? No, si tratta di denunce, brigadiere, altro che collusioni. Denunce contro chi? Oh, contro ignoti, naturalmente. Ah. Ho ricevuto 3 lettere anonime, piene zeppe di insulti e di minacce. Diteglielo voi il resto. È venuta una persona che non conosciamo, consigliacce di mandare via di casa l'avvocato, nostro cugino. Se non volevamo che le 2 vacche che abbiamo ci morissero avvelenate. Capito, brigadiere? E siamo in Italia nel 1962. In Sicilia, avvocato. E beh? Comunque la stia tranquillo che non accadrà nulla perché noi la proteggeremo. Ah, grazie. Avvocatissimo, sto seguendo il processo. E ammiro la vostra facondia e la vostra abilità. Ma parlate di meno, risparmiatevi la voce, perché da queste parti l'aria fa venire strane raucedini. E un consiglio. Beh, vedete, per questo tipo di raucedini ho l'efficacissimo sciroppo della legge. E la scorta dell'arma benemerita. Un giorno o l'altro scorterò anche voi, Don Calogero. Ne sono sicuro. Beh, nella speranza che ciò si avveri, andiamo a sentire la ringa del mio eloquente collega, eh? Auguri, brigadiere. Grazie. Ha mai tenuto una donna fra le sue braccia Totò prima di aggredire Rosaria? Mai, signori della corte. E perché mai? Alla sua età, un ragazzo, un virgulto, perché mai?
con quale mai donna, vi rispondo io, avrebbe potuto amoreggiare Totò quando dalle nostre parti? Tutti lo sappiamo, è vero, il semplice parlare con una ragazza equivale a comprometterla. No, signori, no. Non è dunque a Totò che bisogna fare questo processo, ma chi, tenendo nell'ozio e nell'ignoranza questo nostro popolo, antico e nobile per la sua civiltà, ha fatto sì che le questioni del sesso assumessero addirittura i toni e i colori dell'angoscia. A chi ha permesso che oggi, nell'era atomica, siano ancora i genitori a scegliere gli sposi? E che potevo fare, Totò, dinanzi allo spettacolo della nudità di Rosario? Avanti, caricatevi anche voi, caricatevi della sua ansia, della sua ancestrale smania. Che cosa poteva fare se non avvicinarsi, supplicare, boccare, entrare nell'orbita fosforescente della gamba? Adesso facciamo pure della missilistica. Ma guardatelo, signori, guardatelo, Totò. Questo eroe romantico, in cerca della sua Dulcinea, via della sua Elena, della sua Giulietta, della sua Ermione. Tante ne aveva quello schifoso. Totò un bruto mandiamo, signori della corte. Totò è la vittima irresponsabile di un paese retrogrado e di un mondo arretrato. La vittima irresponsabile della più grave e irresistibile delle provocazioni. La provocazione della sensualità inibita, conculcata, compressa. Una brillante teoria. Una tesi da equilibrista sulla corda. Assoluzione per aver agito in stato di necessità. No, no, no. Non atto di violenza il suo, ma atto d'amore. D'amore cosmico, vorrei dire. Un atto di ribellione eroica. E se la legge, signori, se la legge esige un capro espiatorio, se vuole a tutti i costi affermare il suo magistero attraverso la freddezza di una condanna, eccolo. Eccolo là, signori della corte, il solo, il vero responsabile. Il bruto da colpire, da radiare dai ruoli stessi della società. Nicola Badalà! Non ci sarebbe un bicchiere d'acqua. Ma non ci sta acqua. Nicola Badalà, signore, il quale, dopo aver assistito all'atto d'amore dell'amico suo, ha freddo, premeditatamente, come una montagna, sicutto montes rigidus, vorrei dire, si è buttato sul povero corpo del Rosaria per farne esempio all'udibrio. Signori della corte, che vi devo dire di più? Certo, felice sarebbe Totò di riparare al piccolo danno inferto alla sua tenera compagna d'infanzia, conducendo Rosaria, secondo la prassi, all'altare. Ma come può? Ma come può, dico io, Totò, sposare Rosaria quando l'ombra infida e beffarda di Nicola rimarrebbe accanto al talamo stesso? Ghignando con crudeltà e accennando, signori della corte, con due dita adunque a due simboliche ma orribili perché inequivocabili, aprioristiche. Corna, signore della corte, ma fetoso! Cornone! Preferite impostare la questione sul piano di sintesi umana. Ho capito, hai trovato il tono. State tranquilli. Carabinieri! È morta! È morta la vecchia! Alzati. Alzati! Se non la finisci con questa commedia, ti piglio di peso e ti porto in piazza. Avanti, alzati! Oh, pace, per carità, lasciatemi purificare. Io ti rompo la testa! Monaca, ma voglio fare, pace. Non ci resisto più un tasto monno. Monaca, pace.
Ma prima mi debbo purificare. Luigino, non fare peccato mortale. La piccerina dopo lo svenimento sentì la chiamata. Eh? Santa vuole diventare. Fuori già portano i fiori peggio. Ma insomma, papà Sabutano santa deve essere. Io la voglio, donna di casa. Donna di casa. Totò, pensaci. Sull'assoluzione non ci conto. Nella ringa ho detto che sei un cavaliere romantico, ma non è vero. Totò, sporcaccione sei. E adesso Rosaria se vuol fare monaca. E tu la perdi per sempre. Tu che in fondo le vuoi bene. Se fa monaca, Totò, e non l'avrai mai più. Pensaci, non l'avrai mai più. Mai più. Non devi mai aprire bocca, hai capito? Sì. Mi posso fidare? Sì, sì, sì. Bada che se mi smentisci ti prendi 10 anni. Hai visto cosa significa stare in carcere? Ho visto. Ma vostra signoria mi deve far uscire subito. Beh, spero di riuscirci. Ma tu devi accettare tutto, hai capito? Tutto. Sì, signore. La corte! La parte lesa, Rosaria Trizzini, così come risulta da un sopralluogo fatta dal giudice Mangone, non è in condizione di assistere all'udienza. Avvocato, tocca a voi. Signor Presidente, abbi pazienza, sì, mio collega, signori giudici e tutti voi convenuti. Avvocato! Un momento, mi lasci dire, ma allora, signor dico... Presidente, sono ambasciatore di un annunzio. Ah, beh, sei ambasciatore, allora. Signori, il cielo mi è testimone della commozione che in questo momento mi affatica e mi esalta. Perché qui oggi, signori della corte, contro tutti gli opportunismi e tutte le remore, contro tutti i dubbi e i tormenti, fai entrare, trionfa l'amore. Signori, Rosaria Trizzini, pura e dolce protagonista di questa epica, classica vicenda, è in aula. Signori, è in aula per ascoltare l'unico verdetto, santo e giusto, che le sue orecchie avevano il diritto di ascoltare. Tua nuora. Totò Cacace mi ha affidato l'onorevole e commovente mandato di chiedere a suo nome la mano di Rosaria Trizzini, intendendo con questo sposarla con procedura d'urgenza. Bravo, bravo. Su, tieni tu su. E a così al mondo abbiamo un cornuto di più. È una donnaccia maritata. A parte la personale soddisfazione, la corte del racconto a tempo e a luogo della decisione presa dall'imputato Totò Cacace per trarne le conseguenze di legge. Avvocato D'Angelo, tocca a voi. E così, signori della corte, il mio cliente è ormai solo sul banco della colpa, solo di fronte al crimine. Povero Nicola. Ma come vedete io sorrido. E siccome non mi piacciono le parole alate, tanto care al mio illustre collega, vi racconterò una storiella di questi luoghi. C'erano una volta due amici. Uno era debole, gramo, remissivo. L'altro invece era forte, aggressivo, prepotente. E il debole, come sempre avviene in questo mondo, le prendeva in continuazione dal forte, finché un bel giorno si scocciò e reagì alla prepotenza. Come? Con un epiteto, con un solo, innocente epiteto. Disse al forte, Piducchiuso. Come? Piducchiuso, signor Presidente. Il forte si offese, lo afferrò, lo legò alla corda del pozzo e lo calò nel medesimo sino alle ginocchia. E dall'alto gli chiese, lo dici chiù, Piducchiuso? Il debole dal fondo, Piducchiuso! Il forte mollò mezzo metro di corda. Lo dici chiù, Piducchiuso? Con l'acqua alla vita, il debole ripeté, Piducchiuso! Altro mezzo metro di corda e altra domanda. Lo dici chiù, quello che hai detto? Con l'acqua alla gola, il debole rispose ancora, Piducchiuso! Bene, il debole morì. Morì gorgogliando la sua testarda eroica ribellione all'arbitrio, alla prepotenza altrui, Piducchiuso!
Ecco così smontata, signori della corte, la confessione di un crimine non commesso. Datemi per valida l'affermazione d'innocenza almeno per un momento. Se Nicola non ha commesso il fatto, perché allora ha confessato? Ma perché, signori, Nicola è esattamente l'amico debole della mia storiella. Perché Nicola, signori, con il suo sì, ho approfittato di Rosaria, ha risposto fiducioso a tutto ciò che di retrivo, di assurdo, di conformista regola i rapporti tra i sessi in quest'isola benedetta. Perché Nicola, signori, dopo che Totò aveva commesso il suo crimine, non poteva non fare altrettanto. Sarebbe scaduto nella stima del suo amico, sarebbe scaduto di fronte a se stesso. Ma come, io siciliano, per tradizione gallo, passionale, io uomo del sud, per tradizione eccezionalmente virile. Ma come, io, Nicola, avendo l'occasione di possedere una donna, io mi tiro indietro lasciando ad un amico... ma no, signori della corte, no. Ma siccome io sono un bravo ragazzo, siccome a differenza di Totò queste porcherie non le so fare, non le faccio, insisto a dire invece che le ho fatte, lo fermo e lo giuro, e continuo a dire piduchiuso, anche se ciò dovesse costarmi non soltanto la galera, ma anche la vita. Io so benissimo però che devo provare ciò che affermo. Ed ecco, signori della corte, le perizie mediche di illustri specialisti, nelle quali si afferma che Nicola, per un trauma subito all'età di 13 anni, risulta essere un impotente psichico. Incapace, cioè, fino a che non sarà guarito, di avvicinare positivamente una donna. Meschino. Totò, ti devo dire una cosa. Tu non mi devi parlare. Ascoltami, Totò. Tu non mi devi parlare, per nessuna ragione. Totò, non posso, se non parlo muoio. Totò, ti giuro. Io lo so che pensi a lui, ma ti giuro che lui non è stato con me. Totò, te lo giuro. Che hai detto? Non l'hai capito. Come ti posso capire se ti mangi tutte le parole? Ripeti. Io non lo so se Nicola è quella cosa, ma a mia non mi toccò. Che ne sai, eri svenuta. Non era vero. Tu lo diceste. Apposta lo feci per sembrare morta. Ero piena di dolore per colpa tua, Totò. Un dolore che mi fece pensare a Dio, sempre, notte e giorno. Io bene te volli, un minuto dopo che tu... Bene te voglio, Totò. Giura. Giuro. Giura. Per tutto quello che hai detto, giura. Lo giuro. Su chi? Su me pace. No, di più. Su me pace e su me mace. No, di più. Su di te e su di mia. Due caffè. Cucognacchi. Nico! No, I didn't do much.
fai? Sei impazzito! Che vuoi? Sei venuto a godere dello spettacolo, eh? Spiona! Se lo fai perché sei psichico, è uno sbaglio! L'avvocato ha detto che sei psichico provvisorio, eh? Ah sì, eh? E paesani, da quando è finito il processo mi hanno messo un croce. Devo sempre fare a botto con l'amico che mi sputtano. E i femmine, quando passo mi chiamano Nicolina! E tu cerca di guarire presto, fatti la cura, eh? Ma che cura è cura? Io voglio ammazzarmi! No! Donna! Ho parlato col farmacista, aveva un cavallo che era psichico come te. Beh, gli ha dati i mormoni. I chi? I mormoni. Eh? Sono pasticche che fanno diventare più uomini. Ah sì? Allora sai che ti dico, i mormoni li pigli tu, o farmacista e tutti quanti. Perché io non sogno psichico! E ora vattene! No, Nico! Lassimi! Vattene. Non mandarmi via. Sono contenta che non sei psichico. Nico. Ma che hai fatto? Sei diversa. Diversa, Nico? E come? Non lo so. Dillo. Sei così bella. No. Sei proprio bella. Ah, finalmente, pizzia lo feci. È dal paese che ti vengo dietro per farmi vedere. Non bere troppo, sennò ti viene l'ulcera come a mio padre. Gammelina. Dimmi, Nico. Niente. Come niente? Che caldo. Dimmi, Nico. Dal tetto ti è cascato una bestia addosso. Oddio, che bestia, dove? Lì. Qui. Sì. Beh, Giammaci, si vede? No. E ora? Non ancora. E adesso? Sì. Non c'è più, Nicola. È andata via. C'è. No. Sta qui. No. Sta qui! No! Sì, sta Nico, qui, Carmelino! Carmelino! No, Nico! No! Però mi devi sposare! Mi devi sposare! Ai, è l'eterna storia che andiamo a raccontare! Ai, è l'eterna storia che vivere ci fa! Strilla l'aria, la nuvola e il sole, ahi, che smania, e la femmina mascolo cani, lo sciuri, lo scecco non fanno che smania, ahi, terra, mare, stelle non fanno che smania, ahi, è l'eterna storia che vivere ci fa. Che smania,